Per fare delle belle foto per il vostro dentista occorre un telefonino tipo quello che vedete. È fondamentale che si sappia autoregolare e che abbia un ottimo autofocus e che abbia flash. Dopo aver pulito per bene l'obiettivo con del vetril, con uno straccino qualsiasi, con prodotti anti-covid, senza bruciare il telefono, si accende la macchina fotografica. Adesso faccio vedere cosa è sbagliato. È sbagliato tenerla con una mano perché anche i più dotati non riescono a stare fermissimi, ma magari tremano. Se anche uno sta fermo, non è mai fermo abbastanza. Minimo bisogna tenerla in questo modo, con due mani. Altra cosa sbagliata sarebbe avvicinarsi troppo alla bocca. Primo perché non è illuminata a sufficienza per vedersi allo specchio, come faremo fra un po', ma bisogna stare un po' più distanti perché tanto la macchina fotografica ha la risoluzione anche per fare una foto da questa distanza, ma da questa distanza prenderebbe la luce di tutta la faccia e renderebbe la bocca buia, e questo non lo vogliamo. Noi vogliamo sparare il flash direttamente in bocca, cioè che la parte principale sia la bocca. Quindi andiamo in flash e lo mettiamo sempre fisso, non automatico, perché altrimenti potrebbe non scattare. Questo è il migliore, è tenerla a questa distanza, mano, mento, si trattiene il respiro per non appannare l'obiettivo e si scatta. Per sapere che cosa c'è lì andiamo allo specchio, così si vede. Quindi quando io vado a scattare, la luce del flash metterà a fuoco tutto quanto. Bisogna mirare ovviamente la parte che si vuole e direi che con un po' di fortuna si riesce a far tutto. Con l'aiuto di uno specchietto, che è questo, qualsiasi, ben pulito, cercando di non appannarlo ma di stare sempre un po' attenti, possiamo fare delle foto come fanno appunto i dentisti nello studio. Quindi noi dovremo fotografare il nostro specchietto, più o meno in questo modo, per fare l'arcata superiore. Prima ci specchiamo, quando è centrata andiamo a vedere la foto sullo specchietto. Così si trema un po', quindi si cerca di appoggiarsi il meglio possibile. Io tengo due mani, mano contro mano, non so se si vede così, mano contro mano, in modo che tremo il meno possibile. Ovviamente se si vuole una foto anche più distante, dopo si potrà ingrandire. Per fare il settore della parte 2, la parte interna, ovviamente girerò un po' il capo e dovrò anche stare più basso per fare la parte alta e più alto per la parte bassa. Bocca spalancata. Non so se si è visto qualcosa, spero di aver mirato bene. Se sto più lontano, non è detto che non venga, anzi, si può vedere che ingrandendo la foto viene benissimo.